Prato, sì. Non sei stato l'unico a investire nei campi di padel, ce ne sono molti, soprattutto anche in questa zona. Sì. Però ti si deve riconoscere che il Radis è nettamente più frequentato. Sì. Secondo te qual è il fattore di tipico di successo? Allora, io sono cresciuto giocando a tennis in dei circoli di tennis. E quello che mi è sempre piaciuto del circolo è vivere la vita di circolo, far vivere alla gente la vita di circolo. Cioè, noi questa qui si chiama Magic Paddle, ma la stiamo chiamando adesso la Magic Paddle Family. Siamo una famiglia, siamo un gruppo di persone che si incontra qui anche solamente per prendere un caffè e non solo per giocare a paddle. E dunque è questa secondo me la nostra forza, è una passione, non lo facciamo solamente per soldi, lo facciamo perché ci piace farlo. Io posso stare in campo dalla mattina alla sera, non mi stanco mai, gioco con tutti i livelli, e questo non mi stanca veramente mai. Io sarei qui tutti i giorni, mia moglie mi dice: ma tu vivresti lì, ti porteresti anche la bambina? Sì, effettivamente è così, è una cosa che faccio che non mi pesa per niente, assolutamente. Per me venire qui la mattina è la cosa più bella che io possa fare. Forse è questo l'arma vincente penso nostra. Penso che ci siano anche altri elementi dovuti alla vostra collaborazione nel riuscire a organizzare partite. Sì, certo che questo poi bisogna stare molto attenti, perché chiaramente più il paddle cresce e più nasce il problema dei livelli, perché essendo uno sport che si gioca in quattro, due contro due, il problema è che se non c'è omogeneità in campo la partita non è divertente. Quindi stare qui tutto il giorno significa anche guardare e giocare con tutti quanti per cercare di far sì che quando si organizza una partita i quattro in campo siano perlomeno di un livello simile e tutti si possano divertire.